Martina Valentino, attualmente sto lavorando con la Top Co, a una serie molto simpatica, avventuroso, magica, si chiama, il titolo è The Rise of the Magi, e diciamo su queste testate insomma ci sono entrata davvero con piacere su una gentilissima richiesta di Mark Silvestri, che è l'editor, curatore e scrittore insomma delle storie di questi numeri. Quindi attualmente diciamo lavoro per la Top Co su questa testata e poi sto in conclusione con la Francia su un volume diciamo che mi sono un pochino trascinata, ma che finalmente è in conclusione. E poi mi occupo anche insieme a tanti altri autori delle copertine della Zenescope e Aspen, che sono due case editrici diciamo che mi vedono insieme a tantissimi artisti e colleghi sulle copertine, per lo più pin-up insomma, cose comunque che piacciono a tutti. Però sugli interior diciamo sono sulla Francia e sull'America con The Rise of the Magi. In Francia sto, come già detto, in conclusione con il numero 2 di una storia scritta da un amico. È una storia, anche questa è una storia un po' di magia, un po' sulla scia di Harry Potter, e si intitola La Driade. Il numero 1 è già uscito un po' di tempo fa, ho avuto un po' di interruzioni per motivi personali e adesso finalmente sto concludendo il numero 2, che sarà il definitivo e conclusivo di questa piccola saga, edito dalla Clair de Lune. Non faccio niente che non mi piaccia, in verità. Può capitare magari qualche volta nella mia carriera, insomma, potrà capitare che ci sarà qualcosa che disegnerò con meno piacere, però attualmente ho fatto solo e soltanto cose che mi piacevano. Non escludo nulla, dalla pin-up alle storie, dal combattimento io ho lavorato anche per Geronimo Stilton, quindi anche sui topini mi ci sono trovata bene. Mi è sempre piaciuto tutto il lavoro che ho fatto. Ma ho degli autori colleghi, diciamo, di riferimento a cui faccio capo quando mi voglio ispirare, questo sì, però preferito no, davvero è una domanda che mi manda sempre un po' nel panico, però attualmente mi sono appassionata magari un po' di più sia all'autore che alle storie, se non sbaglio il nome è Roger Ibanez con il suo Jazz Maynard, del quale mi sono innamorata sia a livello grafico sia della storia. Diciamo, mi faccio consigliare delle storie da colleghi per variare un po' i generi, oppure li scelgo io per gusto mio, però in genere mi piacciono le storie non eccessivamente complesse, mi piacciono le storie leggere, insomma, quindi non vado molto per le storie eccessivamente complicate, eccessivamente lunghe. E attualmente mi sono appassionata proprio ad Orphan, invece, come cosa un pochino più lunga, sai, come numero, come serie. Altrimenti preferisco albi o autoconclusivi o comunque, insomma, più brevi. Poi per un'intera vita ho letto tantissimi manga, questo è vero, da quelli più un pochino più all'automo, quindi un pochino più elaborati, un pochino più solidi, a quelli un po' più frivoli, un po' più leggeri. Però ti ripeto, anche in questo caso niente che non mi vada di leggere, non lo faccio tanto per aver letto il fumettone. Allora, la passione per il disegno c'è sempre stata, ero sempre la bambina che stava lì a disegnare e non faceva molte cose, disegnavo. Poi ovvio, con il tempo crescendo si è un po' più solidificata questa passione, nel senso che leggevo dei fumetti, quindi immaginavo che qualcuno li facesse, ho detto se qualcuno li fa li pagano. Poi la realtà è stata un po' più complessa, però sì, nei momenti in cui ho cominciato appunto a pensare che avrei fatto da grande, ho detto subito che avrei fatto i disegni, dicevo, io farò dei disegni. Poi invece ho frequentato la Scuola Internazionale di Comics a Roma
E lì ho avuto modo innanzitutto di ampliare gli orizzonti, perché avevo comunque una visione molto molto ristretta. Vivo ancora in un paese dove comunque non arrivava molto materiale, quindi leggevo un po' quello che trovavo, soprattutto manga. Poi invece quando sono andata alla scuola del fumetto a Roma mi si è aperto un mondo, quindi mi sono confrontata con tutte le lacune che avevo e che ho ancora, però almeno sono riuscita a compensare, cioè ho accelerato i tempi, ho cercato di recuperare tanto. Da quel momento in poi ero diventata strasicurissima che avrei voluto fare questo. Poi sulla riuscita vanno a influire un bel po' di fattori, un po' la casualità, un po' l'impegno, un po' i giusti incontri. Cioè, non è che lo decidi e lo fai immediatamente, ci puoi mettere tanto impegno, poi il resto viene da sé. Però alla scuola di fumetto ho cominciato a pensare che probabilmente l'avrei fatto e uscita di lì ho trovato subito lavoro, proprio con Geronimo Stilton. Con Geronimo Stilton ho fatto l'illustratrice per bambini, erano simpatiche, erano praticamente delle storie che rivisitavano i grandi classici usando invece di personaggi topi, tutti i topi insomma che caratterizzavano appunto le storie di Geronimo Stilton. Con quello ho cominciato, poi ho avuto la fortuna di incrociare il gusto di un editore francese che mi ha lasciato veramente molta carta bianca, mi ha permesso di realizzare questa storia con il mio sceneggiatore. E così è andata avanti. Poi vabbè, gli incontri con il mercato americano sono stati molto casuali, anche inaspettati. No, è un bel mestiere, è un bel mestiere e ti riserva sempre tante sorprese, però è faticoso. Cioè almeno io lo ritengo un lavoro faticoso, impegnativo e che tanto ti dà, tanto ti toglie. Toglie tempo da dedicare alle altre cose, però se riesci poi a incastrarlo bene diventa un mestiere a tutti gli effetti. Devi saperci fare amicizia. Sì, sono disperata per le consegne perché io in realtà sono lenta, quindi non perché mi impongono delle scadenze mostruosamente impossibili, però io sono una persona molto lenta, pignola, quindi in realtà il tempo che mi trascino dietro è tempo che ho fatto in modo che mi si appendesse proprio ai capelli, però riesco poi a rispettarle, insomma, anche se in realtà qualche volta è capitato che si sforasse, però personalmente, ti ripeto, sarà per fortuna, ho incontrato sempre editor molto comprensivi, quindi non mi hanno fatto dei rimproveri di quelli sanguinolenti, no. Però come tutti sto sempre con le consegne, con la deadline proprio sul trespolo dietro la schiena, sì. Aspetto e spero di incontrare una bella storia, una storia che mi colpisca, però non ho un personaggio che vorrei disegnare più di altri, perché te l'ho detto, è tutto quello che mi circonda nell'ambito del fumetto, può essere più o meno di mio gusto, però se mi mettessero anche su una testata che non era tra le mie preferite sarei comunque contenta, però non ho una meta ben precisa o il desiderio di entrare a far parte di un determinato percorso, però ci sono alcune cose in cantiere in realtà che mi piacciono più di altre, spero che vadano bene, però poi per il resto basta che mi fanno disegnare.